La variante inglese del virus che spaventa l'Italia. Un virus più contagioso alla base della seconda ondata. La mutazione che è apparsa a febbraio in Europa del Sud ha reso il coronavirus molto più trasmissibile. E la nuova versione, che si chiama D614G, ha alimentato la corsa nei contagi in tutto il mondo. Con 74 milioni di contagi, il coronavirus ha cambiato volto. Non molto, per fortuna, ma chi ne ha guardato i più piccoli dettagli sa quanto una mutazione, per quanto piccola, possa cambiare le carte in tavola con la pandemia. La Gran Bretagna si allarma per l'emergere di una nuova variante di SARS-CoV-2 e il gruppo di Ralph Baric all'Università del North Carolina, uno dei più grandi esperti di coronavirus, ha spiegato perché la mutazione D614G che ha conquistato il mondo durante questa seconda ondata è riuscita a inserire una marcia così tanto alta. In provetta, su vari tipi di cellule del tessuto respiratorio umano, il virus mutato si è replicato e ha raggiunto quantità fino a 8 volte superiori rispetto al virus originario, quello comparso a Wuhan. I nostri esperimenti dimostrano, scrive Baric, che la variante D614G si trasmette in modo significativamente più rapido nei criceti attraverso goccioline ed aerosol. Non è detto però che possa andare sempre bene nella roulette russa delle nuove mutazioni, ed è qui l'allarme sollevato in Gran Bretagna è giustificato, e questo allarme spaventa anche l'Italia. Nonostante un sistema di correzione delle bozze che rende il genoma del virus molto fedeli, le mutazioni emergeranno sempre, scrive Baric. Man mano che sempre più persone saranno immunizzate, è possibile che una nuova variante capace di sfuggire agli anticorpi generati dal vaccino emerga e prenda il sopravvento. Siamo veramente nelle mani di Dio.